Ed eccoci qua prontissimi con un nuovo appuntamento con il Club Vincente, l'unico programma dove i migliori tipster di Domus Pet sfidano i campioni. Marco Materazzi, Peppe Mascara, Simone Tiribocchi che è insieme a me. Ciao Simone! Ciao Cosimo, ciao a tutti! Chiaramente Simone Tiribocchi che oggi, in diretta dallo stand di Domus Pet TV alla Fiera di Enada, siamo stati insieme poco fa, sono andati via Nicola Ventola, Marco Materazzi e Lele Adani, un appuntamento davvero pieno di entusiasmo per tutti coloro che sono venuti nel nostro stand a conoscerci e ad incontrarci. Abbiamo avuto tanto affetto. Simone, che ne pensi di questa giornata? Giornata bella, intensa, tantissime persone che ci sono venute a trovare, a salutare, quindi sicuramente una festa. Adesso però inizia la battaglia, esatto. Chiaramente tutto si può realizzare anche grazie al presidente di Domus Pet, Francesco Di Paola. E chiaramente avete avuto modo di notare che ieri ci sono state tante finestre all'interno di Sport Italia con la nostra Cristel Talamoni. Ma adesso è arrivato il momento di entrare nel vivo del nostro Club Vincente, il programma che ogni settimana permette ai migliori tipster di Domus Pet di sfidare i campioni. E oggi sono tutti contro te, Simone. E oggi tutti è dura, oggi è dura, oggi è dura per loro. Oggi è dura per loro perché oggi tutti contro Simone. Ormai lo conoscete, alla mia sinistra, alla vostra destra dei teleschermi. C'è Andrea, dei Trini di Bet. Ciao Andrea. Ciao Cosimo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Oggi sarò veramente in grande compagnia, non vedo l'ora di battagliare come sempre al meglio, come tutte le settimane con Domus Bet. Si alternano a Milano, negli studi di Milano, almeno fisicamente, Andrea del Trinity Bet e Aldo lo sbloccatore. Ciao Aldo! Ciao a tutti, Cosimo, a te e a tutti i nostri telespettatori, e anche questa settimana ci siamo pronti per la battaglia. E i Tipster Avengers, come li abbiamo rinominati noi anche sul magazine che dopo vi mostreremo, li vado a presentare tutti quanti. Andrea Bet Potter, c'è Edo Banz Bet, l'ho scritto, Moreno tiratore scelto, Bull Bet, Francesco il re del tennis che chiaramente saranno insieme a noi, e dulcis in fundo voglio salutare Claudio il profeta. Ciao Claudio, aspetta che ti diamo il microfono anche a Claudio. Sì, ciao Cosimo, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, è un piacere essere qua anche oggi e non vedo l'ora di sfidare a Simone, soprattutto a Simone Tiribocchi. Partiamo subito a parlare di calcio e quindi andare avanti con le nostre partite. Partiamo subito con Juventus Genoa, l'analisi di Simone Tiribocchi. Allora, partita particolare, difficile per la Juventus perché il Genoa ha perso in casa, quindi l'aspetto mentale sicuramente di una squadra libera che può andarsi a giocare la partita in un momento in cui la Juventus non sta bene, ancora un pareggio con l'Atalanta. Quindi io mi aspetto intanto una partita molto equilibrata, difficile per la Juventus, non credo in questo caso tanto spettacolo. Andrea da Trinity Bet, che ne pensi dell'analisi di Simone? Anche per me è una partita molto equilibrata, la Juve ormai deve lottare per restare nella zona Champions e deve riprendere a vincere. Col Genoa sarà una partita veramente difficile, per me appunto i bianconeri potrebbero segnare uno o due reti, di più la vedo dura. Pronti i tipster alle mie spalle, toccherà ad Andrea Bet Potter andare in Battle Tips con Simone Tiribocchi, ma prima della Battle Tips vado a dare un po' di numeri su Juventus Genoa. La Juventus non ha segnato in soltanto una delle 13 partite casalinghe di Serie A in questa stagione, il Genoa non ha segnato in 5 delle 14 trasferte in Serie A di questa stagione. Quando gioca in casa la Juventus non ha mai perso contro il Genoa del Genoa negli ultimi 20 incontri. Azioniamo la nostra Battle Tips, quindi diamo il microfono ad Andrea Bet Potter perché comincia la prima sfida di questa fiera in Adal. Simone Tiribocchi contro Andrea Bet Potter, accendiamo il pronostico di Simone Tiribocchi. Io credo che torni il cortomuso, quindi metto 1 e under 2 e mezzo. Andiamo invece ad accendere il pronostico di Andrea Bet Potter. Over 1 e mezzo cartellini ospite, la giocata statistica. Ripetimelo. Over 1 e mezzo cartellini ospite. Ok, microfono ad Aldo. Continuiamo con le analisi da Juventus Genoa, passiamo a Verona Milan. L'analisi di Simone Tiribocchi. Due squadre che stanno bene, il Verona arriva da 2 vittorie, 2 scontri diretti molto importanti, Sassuolo e soprattutto la vittoria di Lecce, 2-1-0, quindi doppia porta in battuta, però di fronte a una squadra che ha preso il secondo posto, che sta bene, che corre, quindi io vedo
una partita equilibrata, anche spettacolare, ma sicuramente gli ospiti vincenti. L'analisi di Aldo, lo sbloccatore. Ma purtroppo pronostico, il Verona è ritornata a splendere con due vittorie in due gare decisive per la salvezza, senza subire gol tra l'altro. Contro il Milan, per il Milan è sempre stata un po' la fatal Verona, no? Questo non lo è più da 4-5 anni, dove il Milan ha vinto gli ultimi 4 su 5 precedenti a Verona al Bentegodi. Io credo che si possa ripetere già in questa giornata, vedo un Milan vincente. L'ultima vittoria in casa del Verona contro il Milan è datata 2017. Nell'ultima stagione il Milan ha vinto entrambe le partite contro il Verona, 3-1 in casa e 2-1 in trasferta. Il Verona non ha segnato in soltanto tre delle 13 partite casalinghe in questa stagione di Serie A. Il Milan ha sempre segnato nelle 14 trasferte disputate quest'anno in Serie A. Tocca a Edo PanzBet andare in Battle Tips con il nostro Simone Tiribocchi. Accendiamo il pronostico di Simone Tiribocchi per Verona-Milan. Io mi lascio una porta aperta nel pareggio, perché ci sono le partite europee e può sempre esserci un po' di stanchezza, quindi X2. Andiamo ad accendere il pronostico, Aldo, diamo il microfono a Edo PanzBet, andiamo ad accendere il pronostico e quindi la Battle Tips tra Simone Tiribocchi e Edo PanzBet, il pronostico di Edo. Verona-Milan, gol. Quindi mi raccomando, segnatevi i risultati, vi ricordo che al termine della nostra trasmissione, anche in diretta dalla Fiera di Enada, avrete la possibilità di andare e atterrare sulla nostra pagina segreta, basterà inquadrare il nostro QR code che vi permetterà poi di andare a trovare tutte le nostre analisi e tutti i nostri pronostici in modalità testuale da poter utilizzare come meglio credete. Andiamo avanti, Atalanta-Fiorentina, l'analisi di Andrea da Trinibet. Atalanta-Fiorentina è uno scontro sicuramente molto importante in chiave Europa. Si affrontano due squadre che sono in una fase calante, specialmente la Viola da diversi mesi, e saranno reduci dagli impegni europei. Per me è una partita che comunque può promettere spettacolo, con entrambe le squadre che possono segnare e anche molti falli, quindi potrebbe essere buona in ottica cartellini. Come risultato esatto mi sento di segnalare un 2-1 per l'Atalanta o un 1-1 con un pareggio con gol. Sentiamo anche l'analisi di Simone Tiribocchi. Sì, sono d'accordo, partita che sarà molto intensa, molto maschia, piena di duelli, quindi sicuramente io vedo tanti cartellini. Il pronostico è complicato, perché anche la Fiorentina che sta bene potrebbe fare risultato a Bergamo. Atalanta-Fiorentina, la Fiorentina non perde da 4 incontri, l'Atalanta non ha segnato in soltanto una delle 14 partite casalinghe di Serie A in questa stagione, la Fiorentina invece non ha segnato in soltanto 6 delle 14 trasferte in Serie A di questa stagione. Accendiamo la Battle Tips, tocca a Moreno il tiratore scelto contro Simone Tiribocchi, accendiamo il pronostico di Simone Tiribocchi. Io dico sicuramente più di 3 cartellini, più gol. Andiamo invece ad accendere il pronostico di Moreno, tiratore scelto per Atalanta-Fiorentina. Io scelgo X o gol, chance mix. Chiaramente queste Battle Tips le troverete tutte sul nostro sito domusbet.tv. Naturalmente la nostra trasmissione va in onda tutti i giovedì alle 22.30. Andiamo avanti, vi ricordo che stiamo analizzando e lanciando i pronostici per tutte le partite che si giocheranno in Serie A domenica, per dare la possibilità a tutti voi di avere più tempo per poterle poi chiaramente gestire e utilizzare come meglio credete. Da Atalanta-Fiorentina si passa a Roma-Sassuolo con l'analisi. Guarda, voglio cominciare con Claudio il Profeta questa volta, con l'analisi su Roma-Sassuolo. Allora, Roma-Sassuolo, guardate, l'abbiamo visto, la Roma non De Rossi ha cambiato marcia, sicuramente molto molto facile, quindi se devo dare una quota, l'uno è troppo facile, 1,40, se mi devo giocare una quota, uno più marcatore Lukaku, che è un'ottima quota che consiglio a tutti di giocare. L'analisi di Simone Tiribocchi. La Roma sta bene, ha rischiato di perdere a Firenze, però con De Rossi ha cambiato marcia, fa tanti gol, anche se ne prende. Il Sassuolo è tornato alla vittoria, però credo che a livello fisico, a livello mentale, non sia a livello della Roma di adesso, quindi vedo una vittoria casalinga. Roma-Sassuolo, il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime 9 partite in trasferta, la Roma non ha segnato
ha sempre segnato in casa nelle 14 partite fin qui disputate. Il Sassuolo non ha segnato in 6 delle 14 trasferte di Serie A in questa stagione. Sentiamo anche l'analisi di Aldo Lo Sbloccatore. Ma il Sassuolo con il cambio allenatore è arrivato a Ballardini, è ritornato alla vittoria. Credo che anche nel suo modo di giocare, lo ha dimostrato anche in passato, il tecnico sa organizzare la zona difensiva. Vedo comunque una Roma vincente, non vedo chissà quanti gol, magari l'uno più multigol, 1-4 può essere una buona possibilità. Allora tocca a, eccolo qua, Bulbet, andare in battle tips con il nostro Simone Tiribocchi, quindi pronto, attenzione, aspetta, che devo accendere il pronostico, e quindi dobbiamo accendere i pronostici e azionare la nostra battle tips. Accendiamo il pronostico di Roma Sassuolo di Simone Tiribocchi. 1 più over 2,5. Accendiamo anche il pronostico di Bulbet, che fa parte dei nostri tipster Avengers. Per me può essere una partita trappola e accendo l'1-2 multigol ospite, perché comunque il Sassuolo è una squadra in lotta nella zona calda e questo è il tutto. Prendete appunti, perché all'interno del club vincente ogni settimana noi analizziamo le partite di Serie A e naturalmente indichiamo i pronostici che poi potete utilizzare come meglio volete. Dopo Roma-Sassuolo passiamo ad un incontro, penso che forse è uno dei più interessanti di questa giornata, Inter-Napoli, l'Inter che questa sera sarà impegnata in Champions, Napoli che purtroppo è uscito contro il Barcellona e quindi ha lasciato la Champions. Chissà che cosa succederà e come cambieranno gli equilibri di queste due squadre. L'analisi di Simone Tiribocchi per Inter-Napoli. Questo è un big match, una partita complicata da poter leggere a livello mentale, perché ci sono state le coppe, sicuramente il colpo che ha ricevuto il Napoli potrebbe far pendere l'aspetto mentale da parte dell'Inter, però c'è sempre un però, l'Inter sta facendo un percorso straordinario e quanto dura questo percorso straordinario? Io credo che il Napoli possa fare una grande partita a Milano. L'analisi di Andrea da Trinidad. L'Inter è senza dubbio la schiaccia sassi di questa Serie A e credo che anche col Napoli, nonostante l'impegno europeo, possa andare a disputare una grande partita. Il mio pronostico è 1-3, quindi da 1-3 gol dell'Inter, multigol dell'Inter, 0-2 multigol del Napoli, mi sembra di grande affidabilità. Quando gioca in casa l'Inter non ha mai perso contro il Napoli, negli ultimi 4 incontri l'Inter non ha sempre segnato nelle 14 partite casalinghe di Serie A, il Napoli non ha segnato soltanto in 6 delle 14 partite in trasferta disputate fino a questo momento. Questo è il club vincente, dobbiamo accendere il pronostico, attenzione a Francesco che è pronto già, il re del tennis, con il microfono per sfidare Simone Tiribocchi oggi contro tutti contro di te. Sono sudatissimo. Proprio. Tutti i tipster Avengers contro Simone Tiribocchi. Andiamo in battle tips e accendiamo il pronostico di Inter-Napoli per Simone Tiribocchi. 1-2 più gol. Andiamo ad accendere il pronostico di Francesco, il re del tennis. Allora, per quanto mi riguarda questa partita Inter-Napoli, io vedo un Napoli che sicuramente dopo l'eliminazione di ieri vorrà sicuramente fare risultato a San Siro. Non sarà facile perché l'Inter è uno squadrone, ahimè, chiaramente ha quasi già vinto il campionato. Secondo me la mia idea di questa partita è che il Napoli andrà lì a fare la partita, ma difficile, che troverà tanti gol, quindi mi scelgo la linea over tiri totali ospite per quanto riguarda il Napoli. Questa è la mia idea. Allora Francesco, tieni il microfono. Allora, giochiamoci questi 8 minuti 9 in una maniera carina, perché solitamente sappiamo al termine di ogni trasmissione, i nostri telespettatori sono abituati, che arriva la bomba del bomber e la chicca del tipster. Oggi abbiamo tante chicche che possiamo dare, quindi preparatevi tutti tipster Avengers, perché faremo una carrellata velocissima con ognuno di voi che detterà una chicca per la prossima giornata di Serie A, ma anche, se volete, di qualche campionato estero. Quindi partiamo, mi dai il microfono, partiamo da Aldo Lo Sbloccatore, chicca del tipster per Aldo. La partita è Juventus-Genoa, somma gol ospite 1, quindi Genoa che segna giusto un gol allo stadio.
come facciamo a intercettarti sui social? Classica pagina Instagram, basta cercare lo sbloccatore, da lì poi troverete il link in bio che vi riporterà al mio canale Telegram, dove troverete tutti i consigli sui miei pronostici. Andiamo ad Andrea Betto Potter, il microfono, allora chicca e velocissimo anche come fare ad intercettarti sui social. Allora la chicca può essere più falli, più calci d'angolo Verona in Verona Milan, quota 3. Mentre per trovarmi sui social basta andare su Instagram, trattino basso, Bet Potter. Edo, Banz Bet, chicca di questa giornata e poi come fare a intercettarti sui social. Allora, per me la chicca in questa giornata è Inter-Napoli, uno corner primo tempo. Per intercettarmi sui social è semplice, trattino basso, Banz Bet su Instagram e nella bio trovate il link che vi porta al canale Telegram. Moreno, tiratore scelto, chicca e anche come fare a trovarti sui social. Per me la chicca è sulla Roma, Lukaku segna entrambi i tempi, mi trovate con trattino basso, tiratore scelto, trattino basso. Andiamo avanti, passiamo il microfono anche a Bull Bet, la tua chicca allora, e poi come fare a trovarti sui social. Per me la chicca è Inter-Napoli, gol da fuori area. Mamma mia, guarda, ma tu hai capito di Simone come sono precisi? E con possibile marcatore Barella e se non gioca Frattesi. Segnate, segnate, prendete appunti. Per trovarmi sui social è facile, Bullbet, bullbet.t. Andiamo avanti, Francesco, il re del tennis con la chicca. E come fare a intercettarti sui social? Allora, la mia chicca è Salernitana-Lecce, dove c'è la Salernitana che a mio avviso non ha quasi nulla da perdere. Lecce che viene da una prestazione difficile nell'ultima giornata di campionato, giocheranno a viso aperto entrambe le squadre, quindi over tiri totali. Questa è la mia chicca sui social, chiaramente sono specializzato sul tennis, lo sapete, ma comunque parliamo anche di calcio, quindi il re del tennis, vi trovate sui social. Andiamo a, con Claudio il profeta, la chicca Claudio, ma che calci d'angolo, è vero? Calci d'angolo sicuramente. No, perché lo sai che è come tutti gli Avengers, ognuno di loro ha un superpotere, lui ha il superpotere dei calci d'angolo. Okay. Allora, è Verona-Milan, 15 più totale. Sicuramente sarà una quota pagata 10 volte la posta, quindi una quota ottima da giocare. Come ti trovano sui social? Su Instagram il profeta 1986, c'è il link in bio che vi porta direttamente sul mio canale Telegram. Andiamo con Andrea da Trinity Bet, chiaramente Andrea o anche Aldo saranno con me settimana prossima in studio insieme a Simone Tribocchi, sempre appuntamento il giovedì alle 22.30. Andrea. Dopo aver vinto la chicca dello scorso giovedì con l'assist di De Bruyne, anche oggi vado in Inghilterra, anche oggi vado su un assist. Dopo tanto tempo torna a giocare finalmente Mo Salah, che sicuramente potrà dare il contributo nella rincorsa alla Premier del Liverpool. Gioca in casa del Manchester United, partita non facile per me, farà assist, anche perché Darwin Núñez è caldissimo e dall'altra parte abbiamo Luis Diaz che ha più di qualcosa da farsi perdonare. Andrea, come fare ad intercettarti sui social? Come sempre, mi trovate su Instagram come The Trinity Bet, se avete qualsiasi dubbio vi invito a contattarmi in direct e su Telegram sempre The Trinity Bet, trovate comunque il link di Telegram nella mia pagina Instagram. Che bella giornata questa nello stand Domus Bet, alle mie spalle vedete anche la grafica che riporta tutto quello che è successo in questa giornata con i testimonial Lele Adani, Marco Materazzi, Nicola Ventola e Simone Tribocchi al mio fianco, ma è pronto, dulcis in fundo, anche Simone sicuramente con la sua bomba, la bomba del bomber. Allora oggi, visto questa giornata di festa, metto la doppia bomba, così almeno non... Certo. Allora, due gol di testa, uno è di Giroud in Verona-Milan, l'altro è Lukaku in Roma-Sassuolo. Allora io vi ricordo che questo appuntamento va in onda ogni giovedì alle 22.30 su Sport Italia, se volete rimanete lì dove siete, inquadrate il QR code al termine della nostra trasmissione per atterrare sulla nostra pagina segreta dove trovate le analisi testuali e tutti i pronostici di cui abbiamo parlato poi in questa puntata particolare dove c'erano tutti quanti i nostri tipster, i tipster Avengers come li abbiamo soprannominati. Chiaramente è una puntata dove avrete la possibilità davvero di centrare dei pronostici interessanti. Vi ricordo che in fiera abbiamo distribuito il nostro magazine Domus Bet, Domus Bet TV Magazine. Se volete lo trovate anche da lunedì scaricabile sul nostro portale domusbet.tv da Aldo lo Sbloccatore, Andrea Bettopoto, vediamo se me li ricordo tutti quanti, Edo Banzibet, Moreno tiratore scelto, Bull Bet,
Francesco, il re del tennis. Ragazzi, me sto ricordando tutti. Claudio il profeta. Ciao Claudio. Andrea De Trinibet che sarà con me settimana prossima. Aldo, mi raccomando, voi vi alternate in studio insieme a me a Sport Italia. Ma loro in collegamento saranno contro chiaramente Simone ogni giovedì. Da Cosimo Calicchio, Simone Tiribocchi, è davvero tutto. Viva il club vincente, viva Domus Bet TV, dalla fiera Enada di Rimini. Appuntamento a settimana prossima, sempre su Sport Italia, giovedì alle 22:30. Ciao a tutti!